Abbiamo ancora tante squadre in giro, sia dalla Protezione Civile che soprattutto del Centro Operativo Comunale, che ha fatto un gran lavoro, oltre a Marche Multiservizi, e il gruppo di volontà, di cittadini volontari che hanno dato la loro disponibilità a collaborare. Anche questa mattina ci sono due squadre in azione, una in via Panicali e una a Cattabrighe. E il lavoro è tanto, lo vedete qua al parcheggio del San Decenzio, dove stiamo aspettando ora una ditta esterna perché dappertutto con i mezzi del comune non riusciamo ad arrivare, quindi adesso inizieremo per qualche giorno ad utilizzare anche ditte esterne per riuscire ad intervenire e limitare al massimo i disagi. In questa zona qua è previsto il mercato per domenica, quindi vorremmo renderla prima possibile agibile. Abbiamo provato con diversi mezzi, non ultimo anche con i vigili del fuoco, ma prima di tutto dobbiamo rimuovere tutta la terra che si è accumulata in questo spazio. Alcune strade sono ancora chiuse. E sulla strada panoramica e nella zona via Vincolungo e strada dei Canneti e sulla zona di via dei Molini verso Villa Betti. Direi che gli interventi fatti con i mezzi del centro operativo sono circa 70 interventi per rimozione di frane, che magari non tutti riescono a vederlo, ad avere la consapevolezza, però. Insomma, i danni sono stati parecchi. Pensate, solamente qui nella zona di San Decenzio ci sono state 70 macchine sotto il parcheggio. Abbiamo un gruppo di volontari in via Panicali e sono andato a vedere prima, non so quanta cosa hanno raccolto dalle cantine. Stessa cosa succede a Vismara Cattabrighe, dove ci sono famiglie con le cantine e le parti basse allagate. Il campo di calcio di Vismara che ha avuto danni pesantissimi e la zona della Benelli, quindi a ridosso dell'autostrada dove c'è la Cartfer. La Cartfer è stata chiusa per un paio di giorni, quindi anche la raccolta differenziata di carta e plastica ha subito un rallentamento e Marche Multiservizi si sta rimettendo a regime proprio adesso. Abbiamo avuto complessivamente 12 persone sfollate, sistemate con l'emergenza freddo dal comune di Pesaro, altre che hanno trovato invece alloggio da amici e parenti. Cosa dire, abbiamo attivato un numero per la segnalazione dei danni e questa mattina sono arrivate 61 richieste, quantificate stimate attorno ai 600.000 euro già. Più dopo ci saranno quelle che il comune dovrà mettere nella conta dei danni.